Benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. Io sono Massimo e sono emozionato perché con noi oggi abbiamo Edmondo Guidi. Ciao Edmondo! Ciao a tutti, ciao a tutti. Grazie per l'invito. No, grazie a te che l'hai accettato. Ok. Molto bene. Finalmente ti ho trovato dopo una lunga ricerca, ok? Ti abbiamo trovato perché e anche grazie a diversi fan che in questi mesi mi hanno scritto, ho detto guarda, devi contattare Edmondo, Edmondo, eh sì, però non riesco a trovarlo e poi invece, ok, ci siamo messi in contatto tramite i social e finalmente sei qui con noi. Io sono veramente emozionato. Lo sai perché, Edmondo? Dimmi Perché tutto. praticamente, sai, da ragazzino quando compravo i vinili c'era sempre questo Edmondo Guidi, Guidi, no? Scritto, ho detto, ma chi sarà questo collegato a Riccardo Scioni, collegato ai grandi successi? E finalmente, dopo 40 anni, ti ho qui davanti. sì, è una storia un po' di qualche anno fa, eh. Allora dai. Iniziamo questa chiacchierata molto tranquilla tra di noi. Iniziamo un po' andando indietro nel tempo, Edmondo. Ma come sei entrato nel mondo musicale? Ma se parliamo di queste cose, parliamo di tanto tempo fa, eh? Vabbè, dai, raccontaci qualcosa, dai, come hai mosso i primi passi. La prima volta che ho suonato per soldi è stato il primo, cioè, Capodanno fra il 66 e il 67 a Castel del Boccale sul Romito, a Livorno. Praticamente quando sono nato io sono del 66. Eh sì, è proprio quell'anno lì. Io ora ho 72 anni, perciò si vedono anche tutti. Vabbè, dai, il tempo passa. Comunque, allora, hai iniziato nel Romito. E che cosa facevi? Suonavo e avevamo fatto un gruppo di 5 elementi con un cantante e il nostro nome si chiamavano i Poor Men. I poveri uomini. Ah, i poveri uomini, avete iniziato bene. Sì. Ma quella lì è stato una. Abbiamo guadagnato 80.000 lire per l'ultimo dell'anno, è da dividere in cinque. Ah, E per noi, insomma. era un successone. Ma te che ruolo avevi nel gruppo? Avevo 15 anni. Ero chitarrista e facevo anche un po' di cori. Eravamo due chitarre, il basso, la batteria con un cantante, Ah, tutti di ok. Livorno. Tutti di Livorno. Bene, E bene. poi non saprei cosa dire. No, Ah, poi ecco. facevamo più che altro canzoni inglesi, Ah, inglese. niente di italiano. Canzone. Eravamo appassionati dei Beatles, dei Rolling Stones, dei Kings e roba così. Poi è Poi. arrivato Jimi Hendrix, ma è arrivato dopo. Ah, ok. E Jimi Hendrix è diventato il mio eroe. Il tuo eroe. Sì, il mio role model. Poi ecco, questo è stato il tuo inizio, e poi ecco che cosa è successo? Diciamo, avete fatto altri gruppi, so, vero? Hai partecipato? A settembre del 68 siamo diventati il gruppo di Neville Cameron. Neville Cameron era un cantante giamaicano. Pensa che a quell'epoca la musica reggae non esisteva nemmeno. È nata all'inizio degli anni 70, il reggae. È nata a tavolino. Proprio come progetto discografico. E non esisteva proprio. Bello. E il nostro cantante leader, lui era uno che faceva rhythm and blues.
noi ci siamo adattati perché venivamo dal rock, ma facevamo qualcosa anche di rhythm and blues di Aretha Franklin. Conosci Aretha Franklin? Sì. E Conosco, certo. niente, ancora non esisteva Tina Turner. Cose strane, No, mi ma immagino insomma quante serate avete fatto, ma era in per due Toscana? anni, Ah. per 2 anni abbiamo girato l'Italia. Ah, In quei tutta due l'Italia. anni, 68, 70, fino alla fine del 70, noi siamo finiti con la morte di Jimi Hendrix. Il 18 settembre del 70 abbiamo finito con Neville Cameron and the Groove. E ora non so cosa dire. No, vabbè, poi ecco, chiusa questa parentesi, poi te hai continuato Io ho tranquillamente. fatto un trio con basso, chitarra e batteria, cercando di imitare Jimi Hendrix Experience. Facevamo degli adattamenti conosci il gruppo Chicago? Sì, certo. E Facevamo facevi dei pezzi di loro adattati per rock avanguardistico. In una maniera senza fiati, ovviamente, più che altro chitarra e basso e batteria. E ci voleva del coraggio. Quel gruppo lì si chiamava Paranoia. Ma c'era il seguito, cioè quando facevate le serate, Edmondo, c'era gente che vi seguiva. Sì, facevamo concerti. Certo. In quel periodo lì ero molto magro, sembravo uno scheletro, con i Vabbè, capelli come tutti, lunghissimi. quando siamo ragazzini, Capelli siamo tutti mingherlini. lunghissimi e niente, eravamo un po' in quella maniera lì. Sì. E anche quello è stato, diciamo, quanto anni mi ha detto anche qui? Sì, anche quello lì è durato 2 anni. Sembra che i 2 anni si ripetono. E come mai questi cambiamenti così, a parte la morte anche di Hendrix, perché questi cambiamenti di gruppo, di nome, veloci così ogni 2 anni, possiamo dire? A quanto pare si esaurivano le situazioni e allora bisognava ricorrere a qualcos'altro. Poi sono partito anche militare, ma prima di partire militare ero entrato in un gruppo che si chiamava Raptus. Che io faccio vedere qui una copertina di Try It Is Now Dreamwalker. Questa qui, Try This Now, era un bel pezzo, molto molto aggressivo. Nessuno avrebbe pensato che non eravamo inglesi. Ma senti. A quel tempo lì, sai chi è Bobby Solo, vero? Sì, certo. Bobby Solo era il nostro produttore. Ah, addirittura. Sì, lui era coproduttore insieme con un altro che si chiamava Roberto Marsala, che lui era uno dei fondatori di quella trasmissione radiofonica dove c'era Renzo Arbore e il suo amico, non mi ricordo il suo nome, che ora non c'è più. Ti ricordi? Interessante, Alto Gradimento. altro gradimento, interessante, veramente Ecco. interessante. Roberto Marsala e Bobby Solo erano i nostri produttori. Avevamo una sala di incisione all'Avanguardia a Roma. Facemmo un come si dice? Un Come? progetto fotografico, no? Tante fotografie, tutte fatte al Foro Romano col fotografo professionista che poi naufragò tutto. Ah. E come mai naufragò tutto questo? Il progetto naufragò perché ci fu una bancarotta. Ah, ok. E perciò
Dai, a ricominciare da capo, da un'altra situazione. E noi siamo andati a Milano, abbiamo lavorato parecchio a Milano. In quel momento lì abbiamo conosciuto Wes e Dori Ghezzi. Ah, Ti ricordi? ok, Ti ricordi certo. Wes e Dori Ghezzi? Sì, mi ricordo. Loro decisero che saremmo do dovuti diventare il gruppo di Wes e Dori Ghezzi, i Raptus. Ma non siamo mai diventati perché io sono partito militare e il gruppo si sciolse. L'altro già iniziava a fare testi, perché te collaboravi anche ai testi delle canzoni. Sì, eravamo in quattro. Io e il bassista eravamo autori. Autori. Ora non so se certe cose mi sfuggono perché stiamo parlando di tanti anni fa. Ma il mondo, io non mi ricordo neanche di ieri. Se mi intervistassero a me degli anni Ottanta, io non saprei neanche, cioè, sarei in difficoltà. Allora, ti capisco. Allora, ecco, con i Raptus, ma poi, ecco, com'è arrivato questa conoscenza con Riccardo Scioni e la Brunella? Con Riccardo Scioni sul finale degli anni 70, verso il finale del 79. Mi ricordo ancora che ero, non so se conosci a Livorno, Music City, Ma un era negozio di strumenti. un negozio di strumenti, sì. Ma Sì, mi ricordo non so se ancora, c'è ancora, non so se c'è ancora. mi sembra che ora non esiste più. Sì, non esiste più. Mi ricordo ancora Riccardo che parcheggiò con le ruote sopra il marciapiede e mi chiese di sedermi accanto a lui per parlare di un progetto. Cioè, ma lui ti conosceva di già, ti conosceva? Noi ci conoscevamo già ai tempi del 67-68, quando lui suonava il basso e cantava. Nei quattro. Sai Ok. che suonava in un gruppo? Sì, allora praticamente te avevi la conoscenza perché eravate tutti e due a suonare, Ci possiamo dire. conoscevamo però non molto bene. E lui, non lo so Ti cos'è. parcheggia sul marciapiede, ti vede e ti dice: dai, dobbiamo parlare di un progetto. Sì, mi ha fatto con la voce. Io vorrei fare una cosa in questa maniera e mi ha fatto una specie di melodia, no? E allora ho detto, dobbiamo metterci con la chitarra insieme e vedere di trasformare queste idee e farle diventare in musica. Che pezzo era, ti ricordi? Ma era Smoke the Funk? È possibile. Perché sì, è stato il primo disco che possiamo dire che ha Smoke fatto. the Funk, è proprio quello. E quello è dove c'è anche parecchio lavoro di chitarra. Non Smoke the ti vedo più. Funk. Sì, la Ora ti copertina, vedo. metto le copertine, mentre te parli io metto le copertine. È proprio questo, sì. È proprio Bellissimo. questo. Arrangiatore Edmondo Guidi. Sì. In realtà sono tutte canzoni che sono state tutte firmate da me. Sì. Ecco, ti ricordi, ecco, che visto che è passato tanto tempo, qui siamo 1980, ecco, ti ricordi allora con Riccardo avete buttato giù questa canzone, siete andati in studio di registrazione? Sì, a quel tempo si lavorava meno con il computer, si lavorava di più con i musicisti. Eh sì, il computer forse non Perciò c'era. ho dovuto chiamare con me sia Antonio Favilla, il bassista si chiama Dell'Ama di cognome, e poi Paolo Dall'Aglio alla batteria. È stato suonato veramente quella canzone lì. Sì, bello, bello. Comunque, ecco, Riccardo Scioni aveva già quel funky nel sangue Sì, e poi l'ha lui infatti contraddistinto. mi ha fatto capire
la direzione dove voleva andare e abbiamo percorso quella direzione. Bellissimo. Ma io, ecco, sono veramente emozionato perché pensando a Riccardo Ciuni, che non è più qui con noi, ecco, pensando a te, insomma, che ha iniziato proprio con lui, cioè lui ha iniziato con te, possiamo dire, questo suo, diciamo, viaggio discografico, penso sia stato emozionante ripensando un po' a quei tempi, anche da parte Eh tua. sì, è come se avessi perso un fratello. Con Smoke the Funk, noi a Milano abbiamo dormito la notte dentro la sala di registrazione. Così eravamo già lì la mattina dopo per continuare a lavorare. Bellissimo. E in quanto tempo è nato? Ti ricordi? Lì c'è stato parecchio lavoro perché una volta che era finito, siamo dovuti ritornare ancora perché c'erano delle cose che non convincevano molto. Almeno 2 o 3 volte abbiamo dovuto rilavorarci sopra. Le cose sono un po' cambiate dal punto di vista, sai, di programmazione, Eh sì. queste cose. Quando poi è arrivato l'81 e l'82, che abbiamo cominciato a frequentare la sala di registrazione G7 a Torino di Gualtiero Gatto, il proprietario. In quella sala di registrazione lì abbiamo lavorato tantissimo, tantissimi pezzi sono usciti da lì e Bellissimo. facevamo a infornare proprio come il pane, sai, proprio Certo. facevamo tanti pezzi. Tanti pezzi. E arriviamo all'82 con In America. Sì, anche lì Riccardo mi dette delle idee su come go he, go ha, quelle cose lì, sai, te Sì. le ricordi? E io mettevo le armonizzazioni sotto. Siccome io sono sempre stato un appassionato di Stevie Wonder, ho usato delle armonizzazioni alla Stevie Wonder. Quando dice go he, go ha, quella discesa armonica è proprio Stevie Wonder, dal Ma punto di vista musicale. certo, ma ti rendevi conto di quello che stavate costruendo? Cioè, tradotto, dopo 40 anni in America è uno dei pezzi più famosi della nostra dance Pensa italiana. che ancora ricevo delle royalties. Cioè, me lo immagino. Cioè, ma ti rendevi conto in studio che stavate costruendo uno dei pezzi più forti della musica dance? Si sentiva qualcosa di buono, eh. Abbiamo usato delle tecnologie che al tempo erano all'avanguardia, come certi tipi di ripetizioni, sai, degli arpeggiatori elettronici che davano il rimbalzo destra e sinistra, Bello. dopo, 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 dopo. Se lo senti in cuffia, lo senti proprio che si muove da destra a sinistra. Bellissimo. Ora e quelle sono Sì. tutte idee che vengono da me, Che sì. E bello. Guarda, io guardo. quando fa tutta roba mia. Io ho la pelle d'oca, ragazzi, ho la pelle d'oca, cioè, incredibile. Ma comunque bisogna riconoscere che Riccardo ha una fortissima personalità e l'ha fatta sempre sentire e vedere. Che bello. Cioè, ecco, io ecco, da appassionato che ho finito il disco di In America, l'ho finito proprio, non c'è più neanche solchi da quante volte è stato ascoltato in casa, ma cioè, avere te davanti che l'hai con Riccardo, l'hai inventata, possiamo dire, è una sensazione bellissima. Fino a tutto E l'84. è vero che poi praticamente
È stato un periodo con Riccardo talmente intenso che avete sfornato pezzi incredibili. Cioè, Ma ti dicevo uno dietro di... l'altro, uno dietro l'altro. Sì, ti dicevo di Fly, Robin, Fly. Fly, Robin, Fly, che l'abbiamo visto prima e facciamo vedere, perché la C'è una copertina cosa che ti sinceramente devo non dire di c'era. Fly, Robin, Fly. Dimmi. C'è una cosa che ti devo dire di Fly, Robin, Fly. Infatti, dimmi, perché anche Fly Robin Fly è uno dei pezzi più forti della dance italiana che ancora oggi noi balliamo. Quando abbiamo fatto i cori di Fly, Robin, Fly, hai presente, no? Fly, Robin, Fly. Quella parte lì. Dimmi. Abbiamo fatto venire una corista. Una corista che gli come, aspetta, doveva continuare a ripetere più volte in maniera per fare la sovraincisione e sembrare tante donne, no? Si capisce, no? Non veniva bene. Non veniva bene. Indovina. Alla fine chi è che ha dovuto fare la donna? Brunella? Io. Ah, pensavo. Ah, veramente? Mi sono proposto, ho detto, siccome non viene bene, io ho già fatto dei cori femminili su un disco che si intitola Miscuglio Magico di Battisti del 78. E sembravano tutte voci femminili. E loro, siccome non veniva bene, hanno detto facciamo una prova, vediamo cosa succede. E è finita così, Cioè, che l'ho quello che, fatta cioè, io. praticamente siete quello che fa Fly, Robby, fly. Esatto. No, non ci posso credere. C'è anche lei, però gli è stato detto di stare più lontana dal microfono e di lasciare me più avanti. Ma ti ricordi come si chiamava questa ragazza? No. Purtroppo non me lo ricordo più. Troppo tempo è passato. Ma abbiamo fatto tante musiche fino al 1984. Sì. Fra l'82 e l'83, Riccardo e Brunella decisero di produrmi come diciamo un cavallo della scuderia, no? Sì. E abbiamo registrato, se non mi sbaglio, 6 o 7 pezzi e stavamo andando piuttosto bene. Poi Riccardo e Brunella, con il proprietario della sala di registrazione, hanno avuto una discussione dal punto di vista economico. E anche lì la situazione è naufragata. Quella per me fu un colpo che non assorbì molto bene. E allora, siccome mi era stato chiesto di andare in Inghilterra, io decisi di lasciare tutto. Ah, ok. Però aspetta, ci si arriva, perché abbiamo parlato di tanti pezzi. Io voglio condividere insieme ai nostri amici ascoltatori Sì. le tue tante collaborazioni appunto con Riccardo e non solo. E voglio farvi vedere, diciamo, esempio Candy Dance dei City e Byte System. Ecco, questo disco qui, non so se si vede, è proprio quello laggiù dietro che è su. Si vede, si vede. È proprio quello lì che è diventato un orologio. Incredibile, incredibile. Tra l'altro, qui inizia anche la collaborazione con altre figure del team, possiamo dire, di Riccardo Scioni. C'era Fabrizio Simoncioni, c'era Steve Head, ti ricordi? Sì, Steven Head, abbiamo collaborato insieme, Ma com'era anche il... sulle musiche, quelle che erano per me solo, come solo. Ma com'era l'ambiente tra di voi? Cioè. Molto buono, molto buono, eravamo come tutti fratelli.
E andavamo d'amore d'accordo. E Bene. c'era molto entusiasmo e molta voglia di creatività. Ci facevamo sempre gli scherzi. Io ho messo a Steven Ed, gli ho messo una specie di trombetta al tubo di scappamento della sua automobile, che aveva appena rifatto fare il motore. E quando ha messo a moto si sentiva questo. E lui è diventato bianco, ha detto: ho speso un sacco di soldi per riparare il motore, ora questa ancora me la ricordo. Ma ti ricordi anche che tipo di strumentazione usavate in studio? Dal momento che abbiamo cominciato a lavorare insieme con Steven Head, abbiamo usato più in prevalenza il PPG. Conosci? PPG. Conosco di nome. All'epoca la tastiera da sola, senza il computer, costava 15 milioni Lo so, e il computer altri 15 milioni. Perciò, per avere tutte e due, Steven Ed fece, come si chiamano? il Un mutuo? debito, Il mutuo invece una specie di mutuo, una specie di ma un mutuo, leasing, fece un un leasing. leasing, presi il leasing. 30 milioni. Vabbè, per lavorare, ovviamente. Abbiamo lavorato molto con il PPG, l'abbiamo usato tantissimo. È anche stato usato su The Only Love, la canzone quella mia, Sì, che è andata bene. poi ne parliamo Sì. e ci si arriva. Tra l'altro, ecco, faccio vedere, andiamo avanti, anche questo DJ Dave Dave. Hancock, Sì. se non mi sbaglio, lui è quello che scriveva sempre le parole di tutte le canzoni. Io sinceramente questo Hollywood non lo conoscevo, questo Non me lo pezzo. ricordo, ma mi ricordo che 1982. sempre che è musica che ho fatto io per Sì. lui. Comunque è tutta musica funky, rap. Sempre funk, Sì. sì. Poi abbiamo Shoo Shoo Train, Sì. 1983, altro pezzo straordinario. Sì, bellissime sonorità. Dini Guidi, ok. Se non mi sbaglio, Choo Choo Train, alle tastiere c'era Antonio Favilla. Antonio Favilla. Bellissimo. Shoo, 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 come faceva così. Sì, Bellissimo. proprio così. Bello. Poi anche questo Traesco, Cuba Cumba. Arrangiamento di Edmondo Guidi. Tresco, Sì. come ha scritto lì nel disco, che si legge Tresco, Trasco. Trasco. E sono gli zoccoli quelli che si usano in Danimarca. Ma questo pezzo mi ricordo era un pezzo di elettronica ipnotica, io lo chiamo così, era molto elettronico, molto. Sì, ma c'era molto lavoro mio lì dentro. Sì, eh. Sempre, sempre. Ma ecco, queste idee anche diciamo in tutti i brani dove c'è questo ritornello ossessivo, anche commerciale, che ti entra in testa, cioè come ti venivano? Partivano sempre da un'idea di Riccardo che mi dava le idee, mi faceva delle melodie approssimative e io trasformavo in musica. Molto, Andiamo. molto lavoro. Molto lavoro. Nell'83 eravamo proprio nel cuore dentro. Sì. Ti faccio vedere questo Misa Luba. Io mi ricordo dei titoli, ma non mi ricordo più la musica. Sì, guarda, questo non lo conoscevo neanche io. Comunque, diciamo, ci sei te presente. Poi abbiamo, ecco, sempre Dave Dave con Hancock, Master Plum. che faceva finta di suonare il basso. Faceva finta. Ah, io pensavo suonasse. No, no, no. Faceva finta, perfetto. Vabbè, era normale a quei tempi. E poi abbiamo ancora Riccardo Cioni con Come On e Taking My Money. Qui c'è moltissimo di me nella musica. C'è forse
Più che altro è tutto mio. Poi Mio Banana fratello. Band. Ti ricordi Banana Band? Non me la ricordo, giuro. Vabbè, è un prodotto che quando l'ho riascoltato in questi giorni, preparando la puntata con te, mi sono ricordato. È un prodotto molto commerciale, sinceramente, molto estivo. Ma questa musica qui si può sentire su YouTube? Sì, le puoi trovare. Se metti il titolo, sì, lo trovi. Just let me take Sì, you. Just let me take you. Banana Band, certo. Che come vedi c'è Perché scritto... non credo di ricordarlo. Vabbè, ti consiglio di andare a ascoltarlo. Vedi, arrangiamento Edmondo Guidi, prodotto da Bruno Dadini, mixato, vedi, da Steven Head, e un ringraziamento a Dave Hackett. Hancock è sempre stato l'autore delle parole. Ma come l'avete trovato? Lui era un militare dentro Camp Derby. Conosci Camp Derby? Sì, certo. E E praticamente, ecco, come Ricardo. l'avete scoperto? L'avete sentito? Ci avete parlato? Riccardo Ah, non Riccardo. ha avuto il contatto dentro il Camp Derby e non so come. Ho capito, ho capito. Poi siamo andati tante volte a mangiare il barbecue insieme a casa sua di Dave Hancock, con tutti gli americani militari che arrivavano. Bellissimo. Poi un pezzo dei miei preferiti, Oleo Tequila. Giuro che non riesco a ricordare. Dai, questo è fantastico. Che è un po' il parente di questo qui, di Oleo, perché uno faceva tequila, pa 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 pa
Ora me l'hai fatto venire a mente. Questo è bellissimo, questo, eh. Olè, oh. Cioè, questo è straordinario, eh. Quando Cioè... senti la voce di Riccardo che canta, sai, Oh, là. siamo sempre io e lui insieme nella voce, nel microfono insieme. Ah. Riccardo mi chiedeva sempre di spingere la voce. Questo è un pezzo straordinario. Io mi ricordo all'Ypsilon di Celtaldo, dove abito, quando c'era ancora l'Ypsilon, si ballava la domenica pomeriggio, si faceva il pianone, cioè questo olè o era, cioè, era un riempipista. Cioè, bello, Bello, bello. bello. Cioè, il basso si sente in certi punti, cioè, che ti accompagna nell'ascolto. E come dicevi te, se te lo senti in cuffia è straordinario. Cioè, un pezzo di commerciale, allegro, da ultimo dell'anno possiamo dire, che lo ascolti ora dopo 40 anni è ancora nuovo, ma molto più nuovo di tutto quello che esce. È ancora valido. Cioè, è straordinario. È un Bello, mondo bello. straordinario. Tra Ha l'altro, retto nel tempo. se no, cioè, proprio lo puoi dire forte. Tra l'altro, nel lato B di questo disco c'è Garage, che è un pezzo proprio di Steven Head, proprio, che aveva Me lo fatto lui. ricordo bene anche. Sì. Perché Riccardo Cioni rimase molto colpito da un pezzo di Steven Head che era musicale. Sì, musicale questo, è soltanto strumentale. Sì, Garage. E me lo ricordo, non mi ricordo il titolo. Sì, Garage. È quello, Sì, sì. quello lì. Che come dice Steven Head, Garage è nato nel garage di Riccardo Cioni. Sì. E me lo ricordo bene. Quante volte abbiamo fatto le registrazioni in quel garage? Ma com'era questo fantomatico, ormai famosissimo garage di Riccardo Scioni? Era un vero garage, però allestito in maniera per poter fare le registrazioni. E niente, non c'erano le macchine dentro. C'era soltanto attrezzatura per registrare. Che bello, che bello. Come mi dispiace che questa voce non va bene. No, vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Poi abbiamo anche Darkness Inside, Go Break e Fog, altro disco straordinario, molto ricercato. Me lo Sì, ricordo.
Sì. Andiamo, sto andando avanti. E poi, ecco, quello che mi dicevi, Mondo, The Only Love. Mi ricordo che c'è stata come una specie di competizione, che non mi ricordo come si chiamava, dal punto di vista radiofonico. E era in testa alla classifica di quella competizione in Toscana. Però purtroppo non mi ricordo che Cioè, era una competizione fosse. classifica Era una praticamente. classifica radiofonica. Ah. Ero picciolino io. vabbè, ma te sei giovane. Vabbè, il tempo passa anche per me. Ma come nasce The Only Love? Ti ricordi? Sempre con l'influenza di Stevie Wonder, È molto bella. perché io sono sempre stato appassionato di Stevie Wonder. E allora, siccome Stevie Wonder tanti anni prima aveva fatto una canzone che si intitola Isn't She Lovely, conosci, vero? Sì. Io mi ricordavo di quelle ripetizioni armoniche. E ho pensato, siccome quel tipo di ripetizioni armoniche rimangono impresse, allora mi sono detto, cerco di creare una canzone con delle ripetizioni armoniche in maniera che rimangano impresse. E così è andata. Bello. Andiamo A avanti. un certo punto si sente una voce che parla, che è una voce di donna, Sì? e quella è la moglie di Dave Hancock, Ah, che lei è filippina, e ma lei senti. parla in filippino in maniera che non si capisca nulla. Ah. Era voluta la cosa. Ma guarda che chicca mi stai raccontando. Bellissimo. Vabbè. Andiamo avanti per finire, abbiamo altre informazioni per tutti noi. Questo One More Change di Steve V, che io non One more conoscevo. chance. Poi abbiamo. Ah, one Ah, more chance. aspetta, torno Quello lì, io indietro. Sì. me lo ricordo. Questo Stevie. Era uno che sapeva parlare bene l'inglese. E allora, già che c'ero, siccome gli piaceva anche il tipo di... In quel tempo, come si chiamava quel genere, come tipo... Donatella non c'è, ti ricordi? Sì, era un Donatella Rettore, ti ricordi? sì, Quelle cose con la voce che fanno. Anche datemi datemi una verità che mi taglio le vene. era un po' dietro a quella scia lì. Quel tipo di pop rock. Di pop rock. Devo andare a riascoltarla questa. Andiamo avanti, ancora Dave con Don't Stop 1984. Poi abbiamo ancora Sitting and by System con Only Good Time. Purtroppo tante cose non me le ricordo Sì, più. e poi abbiamo Riccardo Scioni con Don't Let Go. E abbiamo finito, diciamo, questa carrellata di pezzi perché non ho trovato altro. Quando Comunque, ecco. arriviamo Sì, all'84, l'84 84. è l'ultimo anno con È cui ho l'ultimo anno. collaborato con Riccardo, Sì. perché è successo che quando abbiamo fatto quel progetto dove dovevo uscire sul mercato io singolarmente, però prodotto da Riccardo, e quando questa storia è naufragata, io ho sentito che non potevo più continuare. E allora ho lasciato l'Italia e sono andato in Inghilterra, dove ho lavorato per 35 anni, 5 volte alla settimana, a fare le serate. Cioè, praticamente hai continuato a fare musica sempre. Sì, però quando ho detto a Riccardo che lasciavo l'Italia, non la prese bene. Ah. S'arrabbiò di brutto.
mi fece anche una telefonata piuttosto infuocata una mattina. T'ha cazzeggiato praticamente. Però poi, dopo qualche mese che ero a Londra, lui è venuto e ci siamo riappacificati e riabbracciati. Praticamente, per Riccardo te eri una grande spalla. Lui ci è rimasto molto male. Eh sì, e me ne dispiace. No, vabbè, troppo. Per tante cose è andata bene perché economicamente mi sono trovato molto bene in Inghilterra, però non è detto che sarebbe potuto andare bene anche in Italia. Perciò. Comunque, sai, vabbè, quello non si sa. Comunque, quel periodo della dance, a parte tralasciando tutto quello che hai fatto nei gruppi degli anni 70, però quel periodo dall'80 all'84, dove con Riccardo avete sfornato, come vi ho detto, amici, ma come abbiamo visto, decine di brani e alcuni diventati immortali, come in America, come Sì. Robin Fly, o Aleo, eccetera, che sono In America. immortali. Avete dato tanto, cioè te, Edmondo, hai dato tantissimo a tutti noi appassionati. Cioè, non so se ti rendi conto, ma Me ne sono reso conto con gli anni che sono passati dopo. Lì per lì non ce ne rendevamo lo conto. so, come ho detto prima, no? Boh, era così, si faceva, però dopo 40 anni siamo qui a parlarne. Dopo 40 anni c'è questo amore verso Riccardo, verso la sua musica, verso te che ha collaborato, Stanhead e tutto, insomma, tutto il team. Insomma, Antonio Favilla. è bellissimo questa cosa. Sì. Ora io non tutti i nomi non le so, ecco. Antonio Favilla non è più con noi. Lui ci ha lasciato quando aveva 40 anni. Ma sai, aveva un problema. Dispiace. E va bene. È andata così. Ma per finire, Sì. il tuo ricordo più bello della carriera musicale, in generale, dall'inizio ad oggi, qual è? Ma ce ne sono stati tanti, però ce n'è uno che siamo andati tutta la scuderia di Riccardo, dove c'era anche quello che si chiama Stevie, poi Dave Hancock, quella che faceva finta di cantare Fly, Robin Fly. Eravamo tanti, no? Siamo andati tutti con una carovana di macchine in un posto che ora non mi ricordo più qual è. E abbiamo fatto una serata con tutta la produzione di Riccardo, sul palco, tutti Bello. a far finta di suonare e cantare, ovviamente, con le basi. Però siamo stati abbiamo presentato tutto il lavoro. Quello fu bellissimo, perché c'era anche tanta gente e il responso fu bellissimo. Ma ora una cosa che mi viene in mente mentre appunto raccontavi delle serate, ma hai mai fatto con Riccardo televisione? Sei mai Sì, apparso? siamo stati a Domenica Inn. Ma io no, tutte le volte che cerco quel video non riesco a trovarlo, dove c'è uno che introduce Riccardo Cioni, è un francese famoso. Domenica Inn, me lo segno se si trova. Ma hai provato a cercare su YouTube? Sì, non riesco a trovarlo. Ma esiste questo filmato, sai? Esiste perché per qualche motivo è dentro Facebook che ogni tanto riappare fra le mie memorie, ma io non so come fare per tirarlo fuori. E lì siamo tutti, c'è anche Antonio Favilla alle tastiere e Brunella che fa finta di suonare. No, la Brunella. No, incredibile. Ecco, questo ricordo di Domenica Inn, hai qualche aneddoto legato a questo evento? Cioè, in senso, davanti alla telecamera, insomma, come vi sentivate? È stato molto potente, molto bello.
abbiamo fatto almeno 2 o 3 volte con quelli che presentavano, che io non sapevo come fanno a essere così veloci con le parole, a parlare come una mitragliatrice. Sai quando fanno le introduzioni? E niente, non riesco a ricordare, non riesco a ricordare il nome di quel presentatore. Vabbè, casomai, dai, vediamo se riusciamo a trovare la puntata, dai, ci penso io. E vorrei, ecco, per finire, un tuo pensiero per Riccardo Cione, che sicuramente ci sta ascoltando. Dall'alto. Non è facile perché, come ripeto, ho perso un fratello. Ah, questa è importante. Poco prima che lui ci lasciasse, avevamo deciso di riprendere il discorso interrotto. Avevamo cominciato a buttare giù le basi per un nuovo nuovi progetti. Ah, addirittura. Sì, lavorando a distanza, Sì. in remote. Niente, E Riccardo purtroppo. è stato veramente un grande e rimarrà per sempre. Bene, dai Edmondo. Salutiamo i nostri amici ascoltatori, Edmondo. Io Fai un ringrazio saluto. te. Ti ringrazio te e tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato. Allora, magari poi ci risentiamo con qualche messaggino. Certo, poi ti verrò a trovare, dai, quando verrai in Toscana. Ah, allora E faremo un saluto col telefonino a tutti gli appassionati in diretta, dai. Sì. Grazie. No, grazie a te, grazie a Ci te perché. risentiamo quando vengo in Italia, così forse ci vediamo. Certo, sicuramente, sicuramente perché ho tanti dischi da farti autografare. Io ti ringrazio di cuore. Non è retorica perché sei mio Grazie, grazie. ospite, ma è perché ci hai dato tantissime emozioni in quegli anni, con la tua musica, in questa chiacchierata traspare veramente storia, traspare emozioni, traspare tutto quello che avete fatto. L'energia anche. Sì. Poi io sono una persona molto emotiva e Riccardo per me è stato una persona importantissima per la mia esperienza musicale da appassionato e lo voglio ringraziare, ecco, che ci sta ascoltando Sì. sicuramente nel paradiso degli artisti, perché la sua musica, ovviamente anche la tua, quando noi non ci saremo più, voi sarete immortali sempre, perché la musica rimarrà sempre, la musica buona. Grazie, Quella che grazie. avete costruito. Io amici vi aspetto tutti alla prossima puntata. Sono emozionato, non so come chiudere. Un grosso abbraccio a tutti e viva Un la bacione a musica, perché tutti. Bacioni, la musica è bacioni e vita. Un bacione. abbracci virtuali. Abbracci virtuali a tutti. Sì, Ciao da Massimo, dal mondo. ci pensi te a concludere? Ci penso io, ci penso io, ci Ok, penso io. Vai allora tranquillo, il ciao, ciao. mondo, non succede niente. Vai tranquillo. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Go to America, getting down.
And if you wanna get funky now, if you wanna get funky, go to America, get deep down. If you wanna get funky, go to America, you wanna get funky now. If you wanna get funky, go to America, get deep down.
strong and lovely can be cold as ice. Yeah.
you too, cause it ain't, man, that ain't no joke. A one, a two, a three, four, five. Come on, girls, let's come alive. See, I'm a brand new DJ in your town, and it didn't come down here to mess around. I came down here to relax your mind and put your feet to the beat and have a good old time. So free, and the folks don't understand. If you want success at the best, you gotta have a master plan. If you make a rhyme that's not on time and the folks can't understand, just take it light, sleep tonight, tomorrow get a master plan. I said, hey, man, that ain't no joke. A one, a two, a three, four, five. Come on, girls, let's come alive. Like a naked chicken doing a spank. Or like a little Joe playing with Hank. Like a Ma and Pa gonna do a jig with the crazy DJ. DJ.